Buongiorno a tutti, oggi dall'Umbria, l'Umbria che in questo momento vive un grande momento di boom turistico, quindi welcome everybody from Umbria, Italy. Abbiamo ospite Maria Pia Garzillo, benvenuta. Buongiorno. Che ringraziamo, che gestisce Grazie. Questo meraviglioso casale Torre della Spinosa, resort in provincia di Terni per la esattezza a Giove. Come mai questo nome Torre della Spinosa, che è l'istrice, l'animale tipico della zona? Sì, perché quando praticamente stavamo facendo dei lavori qua di ristrutturazione abbiamo rinvenuto questo piccolo animale e allora abbiamo pensato di nominare appunto questo bellissimo casale così Spinosa, Torre della Spinosa. Senti Maria Pia, sì. Ma abbiamo visto che vi siete ispirati ai cottage inglesi, un po' l'atmosfera di James Ivory in Camera con Vista, perché voi dovete sapere che ogni camera di questo resort è British style, quindi ha tutti dei tendaggi particolari, un arredo stile vittoriano. Come mai? Questo è stato veramente il frutto dell'arredamento di una nostra amica, appunto, tra l'altro anche lei, con proprietaria del Torre della Spinosa, che proprio è stata bravissima ad arredare tutto in questo stile. Ah, quindi questo dà anche una pill... È stato l'opera un po' di tutti quanti, la collaborazione di noi quattro. Questo è il motivo per cui ci sono tantissimi turisti anche stranieri, quindi sì, dall'Inghilterra, dal nord Europa. Tra l'altro ricordiamo il motivo per cui veramente questa è una zona di eccellenza italiana a livello enogastronomico, culturale. Perché? Ci vuoi spiegare cos'ha questo territorio come plus? Ma diciamo che si trova in una posizione strategica, in quanto è veramente vicina dei borghi stupendi, di interesse storico, esempio Pomarzo l'abbiamo a 8 km soltanto. Meraviglioso. Viterbo con 25 km si arriva in questa splendida Viterbo. Amelia, abbiamo Amelia circa 12 km. Che e poi il castello di Giove, il castello esatti. Di Giove, sì. Meraviglioso. E guardate i miei orecchini, prego la regia, quindi sono veramente apotropaici, nel senso che siamo in una zona di ottimi vini. Esatto, di ottimi vini, tra l'altro qui producete proprio anche a chilometro zero vino rosso, marmellate. Vino locale, ci avvaliamo del vino locale. Ci vuoi parlare delle marmellate per cui diciamo, siete famosi, diciamolo? Noi ci avvaliamo anche della collaborazione di una nostra cuoca locale che cucina veramente benissimo e che appunto fa lei le marmellate, tutte fettuccine fatte a mano. Come si chiama questa cuoca? Si chiama Ilva. Ilva, allora... Chi ha assaggiato i propri piatti, tipo esempio la faraona farcita, che questo è un piatto tipico umbro, ecco. Diciamo ne è rimasto proprio incantato, strabiliato. Per non parlare delle crostate della signora Carmen, sì, che è mia mamma, mia madre. Che salutiamo, signora Carmen è qui, voi non la vedete ma c'è. Sì, c'è. E poi non dimentichiamo, preghiamo la regia di inquadrare anche la piscina, perché è uno di quei casi in cui alle bellezze della campagna si può abbinare anche il relax in piscina, quindi comunque anche questo per il turismo straniero è importante, anche italiano, perché comunque... Esatto, perché è vicino a Roma e si presta veramente a weekend di relax e benessere questo. E poi sappiamo che qui bollono in pentola varie iniziative, da yoga, altre attività olistiche, non è così? Esatto, anche percorsi enogastronomici, degustazioni magari di vini nelle cantine, anche per esempio così. Bellissimo, quindi diciamo che è un ottimo modo anche per conoscere questa parte di Umbria, della provincia di Terni, che magari rispetto alla provincia di Perugia tante volte è anche un pochino meno nota al turismo italiano, però comunque lasciamo a Maria Pia il nostro saluto, seguiteci, continuate a iscrivervi al canale YouTube, subscribe YouTube channel, il Caffè delle 10, grazie. E complimenti per questa iniziativa che è un po' come dire un Cotswold inglese nel cuore dell'Italia. Saluti dal Torre della Spinosa, Resort, ciao ciao.